Ripartire da una cultura, la legalità, coinvolgendo in primo piano i ragazzi. È proprio così. Dal primo giorno che mi sono insediato come presidente ho voluto fare proprio questa iniziativa, perché secondo me si deve passare prima dai ragazzi, dalle scuole, perché da un po' di tempo, soprattutto dopo il Covid, si è rallentato anche i rapporti umani, non c'era più, diciamo, l'unione fra i ragazzi, fra le famiglie, anche lì bisogna intervenire. Ecco perché mi sono inventato insieme agli altri amici componenti della mia commissione questo premio, in modo di incentivare a parlare di mafia, di legalità, capire di che cosa parliamo, e facendo un premio i ragazzi si sono impegnati un po' di più. Il presidente della Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, Renato Perrini, ha pensato a un bando, Mi impegno per la legalità, per coinvolgere attivamente i ragazzi, non solo nella riflessione, ma anche nel contrasto attivo alla criminalità partendo da buone pratiche. Tutto nasce nell'autunno scorso, quando la Commissione regionale immaginava un bando che coinvolgesse gli studenti delle scuole superiori in un progetto contro la mafia. La scelta ricade sulla giornata del 20 marzo, vigilia della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Premiati con 500 euro 48 istituti scolastici nelle diverse province. I ragazzi hanno prodotto elaborati specifici sul tema, trascritti e video e ogni altro strumento creativo a loro disposizione. Contenti ragazzi, la sta emozionando questa iniziativa? Ma è stato bello, perché avete visto voi stessi, erano emozionati i ragazzi, anche perché adesso mi hanno fatto anche delle domande, cominciano, perché spesso trascuriamo questo passaggio. Ce ne ricordiamo soltanto il 23 maggio, quando c'è l'anniversario della morte di Falcone, e poi non se ne parla più. Invece secondo me tutti i giorni dobbiamo parlare di legalità, dobbiamo parlare di quello che è successo, perché quello che è successo è la storia, e dalla storia si riparte.